Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Senti, io vorrei andare subito diretto sulla gara di domani. Una gara difficile, complicata, contro una squadra forte che ha obiettivi importanti e che viene da una sconfitta contro il Napoli, non giocando male. È una squadra che gioca addosso all'avversario, che ha grande fisicità e credo forse sulle seconde palle sia in Italia una delle migliori, se non addirittura la migliore. Ecco, ti chiedo, la chiave di volta di domani tattica potrebbe essere quella di provare a cercare spazi che loro sicuramente non ci concederanno, per poi andare tra le linee e provare a farli male in quella maniera, perché credo sia l'unica forse soluzione che si possa avere per far male a una squadra come l'Atalanta? Ma intanto la chiave di volta sta nella prestazione nostra. Noi dobbiamo fare prestazione un po' in tutte le fasi e continuare a farla, perché chiaramente in questo momento veniamo da un periodo difficile a livello di risultati, ma di comunque buone prestazioni, e questo non va assolutamente abbandonato. Le prestazioni nostre vanno al di là dell'avversario, che è un avversario indiscutibilmente forte, un campo difficile, questo è fuori discussione. Però mi interessa quello che in questo momento riusciamo ad esprimere noi, soprattutto in un momento come questo. Io credo che sia un bel metro di giudizio per capire chi siamo veramente, perché nelle difficoltà devono venire fuori gli uomini, devono venire fuori i giocatori, devono venire fuori gli allenatori. E quando le cose vanno bene è tutto facile, ma la differenza va fatta adesso. E ci si passa solo attraverso il lavoro e attraverso le prestazioni sul campo. Noi ovviamente siamo inferiori all'Atalanta, questo è fuori discussione, ma dobbiamo essere perfetti in tutte le situazioni di gioco e cercheremo di farlo. L'abbiamo preparata al dettaglio, abbiamo parlato tanto questa settimana, abbiamo fatto quello che si fa spesso quando le cose non girano nel verso giusto. Però sono fiducioso, siamo sicuramente punti nell'orgoglio e quindi va tirato fuori qualcosa in più. Io mister, torno un attimo alla gara con l'Udinese e ti chiedo sostanzialmente come avete affrontato, diciamo, il posto Udinese, non tanto dal punto di vista, diciamo così, del vedere quali sono state le cose che hanno che magari sono mancate in quella partita lì, ma andare proprio a vedere l'aspetto mentale della squadra, perché perdere certe partite, magari anche come hai detto giustamente te nel post gara, perdere sempre, no, per questo episodio dal calcio d'angolo può in generale poi un po' di paura, un po' di timore. Credo che la cosa più importante sta nell'essere lucidi, nell'affrontare il momento. Credo che ci sono modi e modi di perdere e anche modi e modi di vincere. Io sono quasi più di 20 anni che faccio campionati a livello professionistico. Ho sempre giocato più o meno tutta la carriera in squadra dove bisognava salvarsi e non mi ricordo neanche una stagione dove non abbiamo avuto un momento di difficoltà. Credo che un campionato lineare non l'ho fatto neanche quando abbiamo vinto il playoff col Venezia, dove anche là abbiamo avuto 6-7 partite dove vedevamo tutto nero, e poi dopo, appena le cose sono cambiate, abbiamo fatto un rush finale straordinario. E lì sta nella tenuta mentale, lì sta nell'essere consapevoli che i momenti di difficoltà fanno parte del nostro lavoro, come fanno parte gli altri tipi di momenti dove bisogna non uscire fuori dalla dimensione e non pensare di essere più bravi di quello che siamo e non fare voli pindarici col cervello quando le cose vanno bene. La stessa cosa, bisogna avere equilibrio quando le cose i risultati non arrivano, e non arrivano e capire il motivo perché non arrivano. Sicuramente se non sono arrivati qualcosa abbiamo sbagliato, ma non abbiamo sbagliato perché abbiamo preso il gol sul calcio d'angolo. Il problema è che in generale un gol in Serie A si prende e noi dobbiamo cercare di diventare più produttivi, perché questo, credo che sia questo il centro del nostro problema. Se guardo le altre partite, altre squadre hanno preso il gol sul calcio d'angolo, non fa parte del gioco, ma quello che mi piacerebbe è iniziare a essere un po' più produttivo in quello che facciamo, perché credo che per vincere poi le partite, perché il nostro obiettivo non è pareggiare le partite, il nostro obiettivo è vincere le partite. Per vincere le partite bisogna far gol,
altrimenti si fa 0-0. Quindi puntare il dito solo su quello che subiamo per me è sbagliato, e si rischia di andare alla ricerca sempre di un colpevole. Invece io preferisco pensare a come migliorare quello, per quello che possiamo essere più produttivi a livello di concretizzazione nella mole di gioco che facciamo. Questo secondo me non è per spostare il centro del problema, ma per capire che di problemi ce ne sono poi tanti in un risultato che non arriva. Ho fatto anche un altro discorso: noi siamo abituati ad avere un portiere che ci fa 3, 4, 5 parate, e in queste ultime due partite il nostro portiere ha subito due tiri in porta e ha fatto due parate. Cioè non è che abbia dovuto parare chissà che, questo perché la squadra ha lavorato per assurdo molto meglio di altre volte. È chiaro che sull'aspetto del calcio d'angolo abbiamo lasciato giù qualcosa, abbiamo fatto l'ennesimo correttivo questa partita e per cercare di, come è giusto che sia, curare ogni dettaglio, ma la cosa assoluta che non deve accadere è di avere paura, perché se hai paura non fai più niente. Quindi per togliersi la paura, secondo me, va considerato il percorso, va considerato quello che è il nostro obiettivo, quello che ci è stato chiesto dal club. Dal club ci è stato chiesto la salvezza dell'Empoli, e la squadra ed io, il direttore, i magazzinieri, i fisioterapisti, i dottori, tutti quelli che navigano qua dentro, ogni giorno facciamo di tutto con un obiettivo solo: non è solo di vincere la prossima partita, ma è di portare l'Empoli che il prossimo anno faccia ancora la Serie A. In questo momento siamo dentro l'obiettivo con 9 punti di vantaggio che dobbiamo assolutamente difendere, e per certi versi dobbiamo prepararci ad un rush finale importante, perché abbiamo davanti poi, dopo la sosta, delle partite dove decideremo il nostro futuro, che possiamo scrivere, dove noi siamo padroni del nostro destino per merito del lavoro che è stato fatto prima. Quindi abbiamo bisogno, come non mai in questo momento, di serrare i ranghi, di essere tutti uniti. Se nell'ambiente qualcuno ci aiuta, meglio. I tifosi nostri ci hanno sempre aiutato, lo testimonia l'applauso che ci hanno fatto a fine partita lo stesso, e so che non ci abbandoneranno mai. E io sogno ogni giorno, la prima cosa che penso quando mi metto a letto, la prima cosa che penso quando mi sveglio, è il giorno della salvezza, quando andrò sotto la curva a festeggiare con i miei giocatori sotto i tifosi. E quando le cose si sognano, le cose accadono. Io sono certo che questa cosa accadrà con me in panchina, così deve essere, e supereremo tutti insieme, da squadra vera quali siamo, questo momento di difficoltà. Ti chiedo, rimango sui problemi, mettendoci delle grandi virgolette però, problemi, perché i problemi secondo me li ha qualcun altro. L'Empoli sta facendo un grande campionato, ha soltanto un momento di flessione in questo momento. Però tra i problemi c'è secondo te quello del gol. Inizialmente abbiamo parlato molto di questo aspetto, poi l'Empoli qualche gol in più l'ha fatto, Caputo ha dato anche un qualcosa in più al gioco offensivo della squadra, al di là dei suoi gol che magari stanno mancando. Però l'Empoli non segna tantissimo, sono poche le gare in cui riusciamo a fare più di un gol. Per vincere le partite, lo dice la storia, non dobbiamo prendere gol, quindi questo vuol dire che quando prendiamo gol non siamo capaci di fare molti gol per ribaltare la partita. Ecco, questa è una situazione che tu analizzi, stai vedendo, la stai sentendo, oppure tra virgolette la squadra è questa e va in qualche modo bene così, tanto meglio non si può fare? No, assolutamente, la squadra può fare molto molto di più, può fare molto di più perché uno, perché abbiamo gli uomini per farlo, perché è vero che in questo momento Ciccio per esempio non sta facendo gol, ma Ciccio è un bomber vero, e quindi è solamente una questione di tempo, e lui ovviamente si sente responsabile, ovviamente è incazzato nero, è tutto quello che si vuole. L'unico modo che ha Ciccio per venire fuori da questa situazione è che sia aiutato dalla squadra, non ci sono altre cose. E Ciccio metterà il suo mattoncino per la salvezza, come lo metterà Cambiaghi, lo metterà Destro, lo metterà Satriano, lo metterà Baldanzi ancora che ritornerà a segnare, recupereremo dei giocatori, lo metterà il portiere e lo metterà qualche centrocampista che farà gol. Noi è vero che abbiamo segnato poco, però abbiamo un dato molto interessante, che siamo una delle squadre che ha fatto più gol con vari giocatori diversi, e questo è un dato interessante perché questo secondo me certifica
il lavoro di squadra, il lavoro che è quello che la squadra cerca di fare. Normale che dobbiamo pretendere di più da noi stessi, perché gli uomini ce li abbiamo. Io ho grande fiducia nei giocatori che sono stati presi e che hanno già dimostrato di poter alzare il nostro livello, come altri che magari prima hanno fatto meglio, hanno avuto un momento di riflessione e ora stanno ritornando fuori, cause infortuni, cause altre cose. Le variabili fanno parte del calcio. Di sicuro noi siamo una squadra che lotta per salvarsi, quindi non abbiamo risorse infinite, e questo va detto, perché altrimenti si va fuori dimensione. Se a squadre importanti vai a togliere calciatori di primo livello, non vincono gli scudetti, è normale che sia così. Chi è sotto di noi ha lo stesso problema nostro, probabilmente, forse ancora di più, e questo è il campionato. Quindi noi, lavorando con fiducia e soprattutto lavorando di squadra, non dando responsabilità ai giocatori singoli, è l'unico modo per fare, secondo me, per tirare fuori dei frutti dai giocatori singoli, lavorando di squadra. L'unico singolo che deve essere giudicato è l'allenatore, perché questo è il mio lavoro. Io ci devo mettere la faccia, mi devo mettere in prima fila. Io sono in trincea con i ragazzi in questo momento, non mi sento un ente staccata. Io, come ero dentro con loro quando vincevamo, oggi sono in trincea dentro insieme a loro. Io sono al pari loro e vivo questa situazione con lo stesso sentimento, con la differenza che spetta a me indicargli la via, spetta a me avere l'energia, spetta a me avere fiducia, non spetta a terze, quarte entità, spetta al mister, al mister insieme al direttore sportivo, alla società, che devo dire che in questo momento ci stanno sostenendo come io non ho mai visto nella mia vita. Quindi credo che la forza nostra sia anche questa. La squadra cerca di rimanere dentro il binario quando fa bene e cerca di restare dentro il binario quando fa male. Questo è quello che, per spiegarti un po' come lavoriamo, e anche in questo momento qualche faccia triste c'è, qualche preoccupazione c'è, stiamo lavorando per toglierla. Adesso il calendario è quello che è, quindi ovviamente domani non abbiamo probabilmente la miglior partita che ci poteva accadere, ma non cambia niente, ricerchiamo la nostra grande prestazione e poi dopo ci prepariamo perfettamente per il rush finale, che è nelle nostre corde per raggiungere il nostro obiettivo. Ti chiedo, mister, come stanno Cambiaghi e Bandinelli. Cambiaghi, che reduce insomma da questo infortunio, se è pronto per essere convocato, comunque essere schierato, e Bandinelli, che è riuscito anzitempo nella gara con l'Udinese. Allora, Bandinelli è stato fuori qualche giorno, stringe i denti, viene, è della partita, e lui, anche quando non è al top, da grande capitano qual è, stringe sempre i denti e viene a dare una mano alla squadra. Cambiaghi non ce la fa. Cambiaghi, abbiamo fatto di tutto fino a stamattina per provare a recuperarlo, ma non è ancora pronto e non andrà neanche in nazionale, e sarà sicuramente pronto per la prossima partita insieme a Vicario, che avete già avuto comunicato, anche lui a malincuore, non è pronto e deve riassorbire questo ematoma che ancora non si sta riassorbendo. A questo elenco aggiungerei anche Piccoli, magari se ci dici come Piccoli sta. Piccoli c'è, rientra ed è della partita. Ecco, ti chiedo, si parla sempre, no, di questa abbondanza che tu hai a centrocampo ed è una vera fortuna. Se nella gara di domani, per quello che vuoi, puoi dirci, hai in mente qualche cambiamento? Mi sembra, insomma, già Bandinelli potrebbe essere uno, magari Fazzino, il ragazzo che scalpita contro l'Udinese, è entrato molto molto bene, e poi ci sono gli Ass e gli Anderson, che quando entrano onestamente la pagnotta la portano sempre a casa, ultimamente stanno giocando un pochino meno, e allungo il brodo, perdonami, io vorrei un tuo pensiero il più sincero possibile su Piazza, che è il giocatore ad oggi che, parlo personalmente, ma penso di raccogliere tanti pensieri, ha deluso maggiormente. Ci aspettavamo tanto da questo ragazzo, e per come sta facendo vedere, per quello che sta facendo vedere esternamente, queste aspettative non sono state onestamente portate a casa ad oggi. Sì, tutto chiaro. Guarda, il mio pensiero su Piazza è un pensiero abbastanza semplice. Sono onesto, vedo anch'io che
non riesce ad esprimersi quando gli do la possibilità. Il problema è che Piazza è probabilmente, se non il primo, ma uno dei giocatori più dotati che noi abbiamo a livello di talento. E a mio avviso lui ha, non dico un problema perché sarebbe ingeneroso, ma ha un blocco mentale, questo è quello che penso, me l'ho detto anche al ragazzo, quindi lo dico senza problemi, che non gli consente di rendere in gara quello che mi fa vedere in settimana. Lui tantissime volte in settimana mi mette in difficoltà, perché chiaramente quando sale in cattedra vedi un calciatore che sa dribblare, sa tirare in porta, sa strappare, sa fare assist, sa dialogare, ed è un giocatore che è stato comprato a 30-40 milioni dalla Juventus e che ha giocato la finale dei mondiali, e noi bistrattiamo un giocatore del genere, ma quello che dico a lui è anche perché su di lui ci sono delle aspettative alte, quindi non si deve abbattere se subisce delle critiche, o se il pubblico rumoreggia, o se il mister gli chiede tanto, o per un periodo non lo fa giocare per stimolarlo, perché tutti quello che vogliamo tutti quanti noi è che quando lo mette in campo faccia Marco Piazza, e questa è anche la mia speranza, soprattutto in un momento dove mi mancano e altri calciatori con certi tipi di caratteristiche, cioè si spera sempre che sia la volta buona per questo. È il discorso, io non chiudo le porte a nessuno, io non metto delle pietre sopra i giocatori perché magari questa partita è entrato male. Di sicuro, se mi chiedi se quando ho fatto il cambio mi aspettavo qualcosa in più, onestamente sì, ma probabilmente anche il ragazzo si aspettava di poter dare qualcosa in più. E a posteriori, se siamo a dire quello che abbiamo visto, il problema sta nella lettura prima della partita. Quindi questo è il suo combattimento, secondo me, interiore che deve fare. Vorrebbe probabilmente avere molta più fiducia e tempo di sbagliare e tutto quanto, ma siamo in tanti, tempo non c'è e noi dobbiamo guardare l'obiettivo. Quindi ci tengo a dire, concordo che il ragazzo poteva fare meglio, dall'altra parte non gli metto nessuna croce perché non è giusto, e io il mio compito è anche di cercare di aiutare i miei calciatori, soprattutto quelli che hanno nel loro bagaglio una qualità tecnica superiore agli altri. Quindi credo che il problema sia solo a livello mentale, dobbiamo cercare in tutti i modi di aiutarlo, perché può essere un'arma in più. Per quello che riguarda gli altri ragazzi, sicuramente questa partita ci saranno delle facce nuove per tanti motivi. Uno, perché credo sia giusto in questo momento che vada in campo chi sta meglio. È una partita relativamente ravvicinata, qualcuno ha recuperato bene, qualcuno un po' meno, ci sono altri che scalpitano, e anche mentalmente credo che ci sia bisogno di avere dei giocatori che siano un po' meno appesantiti, che soffrono un po' meno quello che è stato questo periodo, e credo che sia giusto andare a attingere quelle che sono le risorse della squadra, perché credo che poi nel nostro rush finale ci sia bisogno di avere tutti quanti al 100%. Ci sarà spazio sicuramente per qualche ragazzo che un po' che non gioca, se non dall'inizio a gara in corso, anche nei nomi che avete fatto concordo con voi che sono giocatori che mi hanno sempre dato una mano quando poi li ho chiamati in causa. Io, mister, ti faccio una domanda un po' attiva. Vai. Nel senso che qualche tifoso sostiene che la squadra non giochi un gran bel calcio. Mm-hmm. Ed è un'impressione, diciamo così, che hanno dall'inizio del campionato, comunque. Mm-hmm. Che si è ovviamente secondo loro avvalorata nell'ultimo periodo, in cui l'Empoli poi non sta neanche raccogliendo. Cosa rispondi a coloro, appunto, che ritengono che l'Empoli giochi meno bene rispetto agli altri anni, o comunque non faccio vedere un calcio champagne, ecco? No, non rispondo. Rispetto quello che è il parere di alcuni tifosi, come hai detto tu, quindi non tutti. Voi stessi mi avete detto che in queste ultime partite la squadra aveva giocato molto meglio,
Il problema è che poi conta fare il risultato anche qui, perché il giudizio viene spostato solamente dal fatto che abbiamo preso due gol su calci d'angolo, ma in realtà sia a Monza che con l'Udinese abbiamo fatto due ottime partite. Poi i confronti con le altre stagioni mi impone anche a fare i confronti sui singoli calciatori, e quindi credo che questo sia sbagliato, perché per giocare un certo tipo di calcio ci vogliono certi tipi di caratteristiche e certi tipi di giocatori. In quest'anno noi, secondo me, abbiamo una fisionomia ben chiara, e lo testimonia il fatto che appena noi mettiamo fuori la testa diventiamo fragili, e il gol lo prendiamo e i punti come per magia non li rifacciamo più. Quindi non è che io mi diverto a non giocare a calcio champagne, a me piacerebbe pensare solo alla fase offensiva, prendere i terzini e metterli all'altezza dei attaccanti, giocare solo tra le linee. Sono cose che nella mia carriera ho già fatto e che ho sempre fatto. Far giocare bene la squadra non è poi così difficile, ti posso assicurare. La cosa più difficile sta nel mantenere la squadra solida e nel fare i punti, e con una squadra dove è stato speso il giusto per ottenere il nostro obiettivo. Probabilmente siamo la seconda squadra che ha speso di meno in tutta la Serie A, siamo la seconda squadra più giovane della Serie A, e noi però dobbiamo salvare l'Empoli, quindi questa è poi la verità, ed è l'unica cosa che a me interessa. Poi a fine stagione si faranno i conti, la società se sarà contenta andremo avanti, se le componenti saranno contente andremo avanti, oppure ognuno dà per la sua strada, sarà rimasta una bella storia. L'importante è che la storia sia che l'Empoli si salvi a fine stagione. Punto.